un po' di giornalino, quindi se volete leggere sulle cose che facciamo, sulle cose che conosciamo, su nuove cose da provare, eccetera, noi le scriviamo, quindi ci farebbe piacere che leggeste. Poi la presentazione, quello di cui parlerò, è appunto l'installazione di GNU Linux sul vostro PC. Installare GNU Linux alla fine è facile, perché l'installazione si è evoluta tantissimo, quindi possiamo sapere pochi passi per concludere con successo un'installazione. Quindi andiamo avanti. Questo è tutto quello che succede quando si installa Linux. Quindi io parlerò in modo prima sulla raccolta di informazioni, la decisione, vabbè, queste qua sono tutte soltanto per dire, alcuni di questi passi vanno solo quando ci siamo in situazioni particolari. Però diciamo, un buon amministratore del sistema, avete un PC, quindi voi siete il vostro amministratore del sistema, dovrebbe in teoria fare tutti questi passi. Quindi parleremo brevemente di ognuno di questi passi. Ah, mi raccomando, se qualcuno ha domande o qualcosa non è chiaro, non esitate a interrompermi, io vi risponderò alle domande. Ok, la raccolta di informazioni sull'hardware, che è la cosa prima ancora di pensare di provare una live per installarlo, dovete sapere un po' sul vostro hardware. Le parti critiche per quanto riguarda il vostro hardware sono le seguenti: la scheda video. La scheda video spesso non funziona esattamente come ve lo aspettate all'inizio, e spesso è la fonte dei problemi sotto GNU Linux. Questo non è che succede 100% dei casi, succede raramente. Per esempio, io ho due schede video su questo portatile, quindi all'avvio vi farò vedere come si accede al BIOS e si imposta che il sistema si avvii solo con una scheda video, così non crea problemi. Ecco, infatti la parte critica sono il combo di schede video, tipo Nvidia Optimus e AMD Power Express. Adesso ci sono dei progetti open source che tentano di aggiungere supporto a queste cose, quindi fra un po' di tempo ci sarà supporto completo e senza problemi. Le schede wireless di solito funzionano, punto. Non è che dovete installare granché. Adesso, da un po' di tempo, tutte le schede wireless maggiormente prodotte e messe sui laptop funzionano da CD direttamente, senza problemi. Può succedere soltanto in un caso, quando la distribuzione che installate non è abbastanza recente, che vi chieda di installare i driver Broadcom o altri driver strani. Però questo succede solo se siete un po' indietro con il supporto Linux. E ecco, le periferiche esotiche, cosa vuol dire? Se avete una periferica che sapete solo voi avere, qualche produttore cinese, mi dispiace per voi. A differenza di Windows, i driver per Linux sono inclusi direttamente col sistema. Cioè, vai. Il mio dildo USB funziona così. Beh, se ti impegni. Cosa devo dire? Ne ho anche per te dopo. Dopo cosa succede? Dovete scegliere cosa installare. Dopo aver visto cosa potrebbe darvi problemi, dovete scegliere cosa installare. Avete scelta, davvero tanta ne avete. Perché queste qua sono soltanto alcune delle distribuzioni, cioè le più usate. Ci sono attualmente registrate su DistroWatch, che è un sito che tiene traccia delle varie distribuzioni, 236 distribuzioni, quindi hai voglia. Quindi noi parleremo di questo uomo qua, che è facile da usare per i principianti. Dopo, man mano che provate, io vi consiglio veramente di provarne un po'. Io ci ho messo
un paio di prove a provare la mia distribuzione, che è la prima in lista, che è Arch Linux. È molto difficile da usare all'inizio, però ci si diverte alla fine. Quindi vi consiglio di provarlo un po' all'inizio e dopo trovare quella che vi piace di più. E questo alla fine lo scopo di scegliere, quella che vi piace di più, basta. Come parlato prima, Federico vi ha già fatto vedere come si ottiene un medium di installazione come in un CD USB, quindi non dilungherò troppo. Basta avere qualcosa che si avvie e che parta un'installazione e siete a posto. L'avvio da live è un po' più difficile, abbiamo già visto problemi, chi ha il tasto F2, F8 per entrare e scegliere il dispositivo da cui avviare. Quindi questo è diciamo, il passo più difficile per l'avvio di una live. E poi quelli che hanno meno di 768 MB di RAM hanno problemi con l'installazione grafica di Ubuntu perché carica tutto in memoria. Quindi carica il CD in memoria eppure deve caricare i programmi. 256 MB di RAM, credetemi, sono abbastanza pochi per le cose, quindi i programmi non è facile caricarli in RAM. Quindi se notate che iniziano a morire programmi senza senso, nel senso aprite Firefox e quello si chiude, vuol dire che avete troppo poca RAM. Questo succede davvero poco perché ormai tutti hanno almeno un gigabyte di RAM. Oh, sono andato. Quindi possiamo andare direttamente all'installazione. L'installazione, ve l'ho detto, è facile, però Ubuntu è un po' particolare perché ha tre cose che si differenziano dalle altre installazioni, per esempio anche dall'installazione di Windows, però di questo ne parleremo durante la dimostrazione. Si chiede prima l'informazione sul partizionamento e l'installazione inizia subito dopo. Cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto vi chiede dove vuoi installare e mentre voi mettete le altre informazioni il sistema sta già installando, quindi ci mette di meno, diciamo, invece di aspettare che dovete mettere tutte le informazioni, installa e mentre installa voi mettete le informazioni. L'installer propone soluzioni per il partizionamento. Beh, quando siete su Windows, su un installer Windows, ve lo scordate, perché praticamente l'unica scelta è praticamente pialla tutto e metti Windows, basta. Se dovete, oppure partizionamento avanzato, basta. Invece con anche varie distribuzioni di GNU Linux ci sono scelte, per esempio facciamo separati su vari hard disk l'installazione, si possono fare tantissime belle cose. Ma di questo di più nella demo. Il partizionamento può, ci sono tre casi particolari. Un OS, un sistema operativo già installato, sia esso Mac sia esso Windows. In questo caso le opzioni sono installare GNU Linux ed eliminare il resto, Windows caput ovviamente muore e non c'è più, o installare accanto all'altro OS e all'avvio scegliere tra Linux e l'altro sistema operativo. Oppure, se all'avvio c'è, può essere anche Windows fra i presenti, però se c'è un altro GNU Linux già installato, di solito gli installer lo rilevano e propongono anche di sostituirlo. Nel senso, invece di avere Fedora, che è un'altra distribuzione, Ubuntu la vede l'installazione già fatta di Fedora e propone di sostituire Fedora. Quindi il terzo partizionamento, che è la malattia pura, cioè vostra scelta, che è molto molto come dire, vi dà davvero molte possibilità. Io neanche sto qui a elencarvi quante possibilità sono parecchie. La raccolta informazioni succede durante l'installazione di Ubuntu.
Quindi cosa dovete immettere? Beh, anche qui vi farò vedere, però sono informazioni sull'account, cioè il vostro nome, Tizio, Caio, eccetera, e la password, e magari anche il nome del computer, ma non è necessario. Dovete magari mettere l'ora e la tastiera che usate, se è diversa, ma di solito lo capisce il sistema. L'installazione, dopo che avete immesso le informazioni, di solito bisogna aspettare un po', quindi fate in tempo per il caffè. No, scherzavo, non fate in tempo per il caffè, perché è davvero veloce l'installazione. Perché cosa c'è? Qua c'è direttamente un sistema funzionante, quindi copia direttamente il sistema. Il tempo che ci impiega è il tempo di copiare quel 1 GB di roba di sistema, basta. Quindi non ci sono processi oscuri o altre cose. La post installazione per forza c'è sempre. In Windows è la cosa più lunga in assoluto, perché quando vi danno, avete comprato un PC con Windows installato, potete, nello stesso tempo che fate la post installazione su un Windows appena acquistato, un portatile appena acquistato, fate in tempo di installare 4 o 5 Linux, solo per dirvelo, perché per eliminare per esempio tutti i programmi che non utilizzerete mai. Prima cosa, gli aggiornamenti. Un sistema non aggiornato non è sicuro, però gli aggiornamenti sono diciamo abbastanza facili da fare, e non includono anche i programmi che avete installato, quindi non dovete andare sui siti per aggiornare i programmi, ve lo fa già il sistema. Il supporto lingue, magari installate da un CD come questo che non ha la lingua italiana, quindi installate in inglese, e qua appena installato il sistema vi esce l'opzione di installare la lingua italiana, che vi traduce tutto in italiano. Il driver. In questi casi, come prima, c'erano dei ragazzi che avevano problemi con la scheda video. Perché? Perché non c'era installato già il driver proprietario, che è chiuso, della AMD o di Nvidia. Vi esce anche lì l'opzione, se viene rilevato e può essere usato il driver della Nvidia o dell'AMD, viene proposto. E la personalizzazione iniziale, qua c'è davvero tanto: lo sfondo, i colori del tema, magari spostare certi widget, disinstallare programmi, installare altri programmi. Qua è tutto quello che volete voi. Quindi adesso facciamo una demo. Spero che funzioni tutto. Quindi partiamo dal CD, ovviamente. Se parlo CD, CD. Ok, io non installerò sopra il mio sistema, installerò su una chiavetta USB. E sì, si può fare. Si può installare direttamente anche su un hard disk esterno. Ubuntu o GNU Linux non si lamenta per questo. Cioè funziona e basta. Qua devo togliere un attimino. Ah, ok. Prima di tutto dovete accedere al vostro BIOS. Se avete una scheda doppia, vediamo se parte. Ok, un attimo, per dire. Eccolo qua. Se avete una scheda video, dovete scegliere la modalità discreta, che è la modalità in cui funziona soltanto la scheda video più potente. Poi c'è la modalità quale cosa carica per primo il sistema. Io vi consiglio vivamente di mettere come primo
le cose, l'hard disk da cui partirà Ubuntu. Soltanto durante l'installazione deve essere in un altro modo, altrimenti arriva tizio Caio, vi mette la chiavetta, vi copia i vostri dati e se ne va felice e contento. E questa sarebbe l'alternativa di quello che ho fatto io prima della lista. Esatto, quindi in questo caso ho già impostato tutto, salvo e partiamo con l'avvio. Partiamo da CD. Intanto se avete qualche domanda andate avanti, non vi vergognate. Vai. È possibile comprare, cioè si trovano in giro computer senza sistema operativo installato? Sì. In modo da non dover comprare e pagare Windows. Sì, ma devo dire? No. Allora, c'è la possibilità di fare così. Ci sono vari produttori come Garlack, che è un produttore italiano, che vende i PC con Ubuntu. Quindi, siccome essendo gratuito Ubuntu, non pagate per quello. Senza sistema operativo, proprio senza sistema operativo non penso che ne trovi, a parte quelli che si chiamano i bare bone, cioè da costruirseli da soli. Ti danno il computer con la scheda madre e tu devi metterci RAM, devi metterci la scheda video, devi metterci l'hard disk, eccetera. In teoria qualsiasi produttore dovrebbe risarcirti se tu glielo richiedi. Esatto. Però di fatto non riuscirai mai a farlo. Con Dell, ad esempio, si sa che è impossibile. O a Mangi, con Acer e altri produttori. Anche questo PC è stato marchiato a vita. Per cui sostanzialmente no. La Dell in America invece ha iniziato a vendere portatili con completamente Ubuntu. Però in Italia ancora no. Ti avevo provato a chiedere anche i negozi. Mi potete togliere i... No, però dallo stesso contratto che c'è, che accetti quando installi Windows, non devi accettarlo prima di tutto, perché se esce accettato quando lo portate indietro, e praticamente non ti rimborseranno mai. C'è di solito la clausola che ti devono rimborsare se non lo usi. Quindi in questo caso lo porti dal produttore e lui è obbligato a rimborsarti. Acer? No, Acer ha il modulo speciale. Io non l'ho fatto perché avevo bisogno del PC, quindi separarmene 5 giorni per, cos'era, 40 euro mi sembrava un po' una perdita di tempo. In effetti c'è dire che i rimborsi sono troppo lunghi. Ok, e il nostro sistema è partito. Questo, io sul portatile ho installato Arch Linux. Questa è un'installazione Lite, cioè un Linux Lite. Quindi, un momento che carica tutto, attacchiamo la chiavetta su cui installeremo GNU Linux. E GNU Linux, hai qualcosa da dire? Bravo. Ok, quindi cosa facciamo adesso? La cosa è semplice, prima di tutto aspettiamo che questo dannato sistema si avvii. Essendo da CD è un pochino più lento del normale, quindi non spaventatevi. Ok, qua esce, scegliamo italiano, prova Ubuntu. Vabbè, potevamo fare direttamente install, non cambia niente, semplicemente. Ecco, c'è un sistema abacocomputers.com che vendono computer, netbook e desktop senza sistema operativo. abacocomputers.com. Ma cosa sta facendo? Sarà il proiettore. Sì, ho testato ieri, non ridere sotto i baffetti. Sì.
ho anche l'installazione pronta alla Giovanni Mucciaccia. Fatto! Oh, alleluia! Ok, partiamo con l'installazione. Esci da quella finestra. Quindi ci chiede per prima cosa la lingua. È già in italiano, quindi andiamo avanti. Sì, è in italiano perché almeno l'installazione ha i file di traduzione. Quindi l'installazione è per forza in italiano. Però tutto il sistema che installate sarà in inglese e appena siete connessi a internet vi chiederà di scaricare i file per la lingua. Infatti mi dice: non sono connesso a internet, quindi non posso scaricare gli aggiornamenti durante l'installazione e non posso scaricare direttamente i file di lingua, per esempio, quindi non sarà direttamente in italiano. Quindi andiamo avanti. Di solito ci sono molte più scelte per quanto riguarda il partizionamento. Elimina Ubuntu. Ha visto la chiavetta, credo. Quindi farò altro perché. E quindi questo è il partizionamento avanzato. Vabbè, ok, quindi lo vede bene, quindi posso fare anche per lui. Andiamo avanti e lui vede che sulla chiavetta Kingston, che è qua accanto, c'è un'installazione di Ubuntu già fatta. Ok? In verità, per stare sicuro, io ho fatto due chiavette così da essere sicuro. Quindi sovrascriveremo questa installazione. Quando non è... Torni al passo indietro, che è stato un po' troppo veloce. Non c'è un passo indietro. Non esiste. Ho schiacciato su altro, che è il partizionamento avanzato, che non è scopo di questa lezione. Allora, qua ci sarà l'opzione per rimpicciolire l'installazione Windows, per cioè condividere il computer tra Windows e Linux, quindi all'avvio scegliere con quale andare. Cancellare interamente il disco, quindi avere solo GNU Linux, oppure installare su un altro dispositivo tipo chiavetta esterna, che è possibile. Quindi installiamo su chiavetta esterna. Installa. Qua vedete che è già partita l'installazione. Installi. Adesso Sì, di solito ci vogliono almeno 4,4 giga. Avendo solo 4 giga sulla chiavetta, lui si lamenterà un po', ma alla fine occuperà solo 2 giga. Quindi qua scegliete dove siete nella località, quindi sceglie l'ora e vi imposta anche la lingua in base a questo. Qua vi propone già come la disposizione di tastiera, quindi potete anche scegliere la tastiera americana, potete scegliere se avete dei PC particolari con altre disposizioni di tastiera, magari qualcuno ha la tastiera AZERTY, che è quella francese, o QWERTY, che è quella tedesca. Qua c'è l'opzione. C'è anche il rileva disposizione tastiera, che se non voglio cercarla, eseguo quello che mi dice il sistema. Qua sì. Ecco, è comunque italiano, quindi vi offre tante opzioni. Intanto lì continua a installare, avete notato? E adesso c'è la richiesta di informazioni. Quindi, scriviamo. Vai.
per separare la partizione di Windows da quella di Linux, se potete, non usate lo strumento di Linux, perché alle volte vi danneggia il disco, per chissà cos'è, usate lo strumento di gestione di Windows. Chissà cos'è, una cosa che potete farlo dopo il disco stesso, per gli altri non usate il disco. Non è che brucia il disco, eh! No, tra l'altro non è conseguenziale, però per problemi tecnici che non mi ha detto, può darsi che è già. Quindi uno fa il backup e due fa il backup. Esatto, prima di installare qualcosa dovete fare anche il backup. Quindi scegliamo una password che sarà molto semplice. Vabbè. Qua avete l'opzione di cifrare la cartella personale, nel senso, quando entrate e digitate la vostra password, il sistema apre la vostra cartella personale. Quando il computer è spento, nessuno, a parte voi, può accederci. Anche con una chiavetta volante, qualcuno che copia i vostri file, non ci riesce, perché sono protetti dalla vostra password. Andiamo avanti e qui sembra che abbiamo finito. Qualche domanda? Sì. Va. Quando ho schiacciato altro stream, sì. Sì. Allora, tu hai sopra Windows installato, vai indietro, però ti consiglio di non farlo adesso perché dopo ci saranno i ragazzi da pubblica e saranno. Ok, sì, sì, io soltanto faccio vedere. Quindi, una volta. Mi raccomando ragazzi, non fate l'installazione, adesso fare l'installazione non è che serve, io sto solo facendo una demo. Quindi, una volta finito qui, alla Giovanni Bucciaccia, cosa faccio? Ho già una chiavetta pronta che è qui, ok? Quindi spegniamo qua. Ah, ok. Facciamo i cattivi. No, riavviamo. Niente terminato. Cosa? Sei sovrascritto il button. Non è vero. Non è vero. Credi che sono così negligente? In fondo sono. Ok. Quindi. Facciamo partire direttamente la chiavetta su cui è installato già Linux. Sì, ho fatto. Caspita, tutti si credono più intelligenti qua. Bravo, però tu a negarlo c'è la maglietta Apple e il computer con Windows. Ok, quindi adesso batte la chiavetta e vedrete che è un pelino più veloce. Siamo sempre su chiavetta, gli hard disk sono più veloci delle chiavette, perché in scrittura le chiavette sono davvero lente, in lettura sono veloci ma non abbastanza. Ok, questo è il sistema che è appena installato. Quindi avete notato che già si è avviato quasi e mi chiede la password, che non è proprio quella che ho inserito. Beh, è l'installazione che ho fatto ieri, abbiate pietà, erano le 11.
Sì. C'è qualcuno a portare sfiga qua. Ma a parte che vi consiglio di fare password lunghe, così fate prendere male tutti, inclusi gli altri del tuo. Ok, quindi adesso voi avete un sistema installato, vedete che è in inglese, quindi dovete installare le lingue e installare gli aggiornamenti. Se non riescono fuori, io purtroppo l'ho già avviato una volta che ne è uscito, se non vi vengono fuori, scarica le nuove lingue. E qui io non mi trovo a mio agio con questo sistema, ve lo dico subito. Iniziamo con i driver. Ecco, vi uscirà questa schermata che vi chiederà di installare il driver per il sistema operativo. In Linux i driver sono già nel sistema operativo di solito, solo pochissimi driver che sono proprietari, tipo quello dell'AMD e quelli della Nvidia, oppure quelli della Broadcom, è possibile installarlo in questo modo. E notate che non sono dovuto andare al sito della AMD o al sito della Nvidia per scaricare i driver, no, me lo propone già il sistema. Quindi adesso abbiamo un altro problema, non siamo connessi a internet, quindi non possiamo scaricarli, perché lo scarico li scarica lui. Quindi ci colleghiamo. Come si configura la rete wireless del Politecnico? Si va su Polini e ci si collega alla rete Polini. Poi si avvia Firefox, si va su una pagina qualunque. Intanto mi riporterà su questa pagina il buon ASIC, che è il nuovo modo per chiamare l'ASIC. Ok, e facciamo un nuovo certificato. Questo l'avete già visto. Ok, e quindi abbiamo questa guida. Quindi qua mettiamo una password che dovremo ricordare per approssimativamente un minuto. Quindi sarà una password che può essere anche abbastanza complessa, ma dovrete ricordarla per poco tempo, perché dopo il sistema si occuperà. Ok, scarichiamo il certificato. Esci da questa aula adesso e salviamo il certificato. Ok, quindi adesso ci colleghiamo a internet. Che tipo di connessione è? VPA Enterprise di tipo TLS. Scrivo S e la matricola, seleziono il certificato come private key, metto la password di prima e faccio collega. Questo è un errore, perché abbiamo saltato un passo che di solito si fa da terminale, però non è molto, molto grave, e quindi si collega a internet. Ok, fin qua ci siamo, è stato difficile? Ok, adesso possiamo scaricare il driver. Intanto verifichiamo che c'è la connessione. C'è la connessione. Esatto, è quel passo che abbiamo saltato. Con Network Manager non c'è bisogno di farlo, cioè se lo fai è meglio, perché è un passo di sicurezza in più.
nel senso, se non è un accesso che si finge, se c'è un accesso che si finge, voi state zitti in fondo, se c'è un accesso che si finge, il Politecnico di Milano in questo caso può fingersi, se invece fate il passo non si può fingere perché glielo impedisce e lo rileva subito che si finge. Cosa c'è? Adesso lo estraggo solo, potevi mettere tutte le parti lo stesso e lavorare di un solo lo fa da solo. Non è così. Non è così perché se lo faccio, se lo faccio così, se dico oh Dio mio, cosa ho fatto? Allora. Anche la awareness del puzzle. No. Esce anche tu. Ok. Comunque non funziona perché è un altro tipo di certificato. Devi convertirlo in un altro tipo di certificato per rilevarlo. Magari nella nuova versione, ma in questa no. Ok. Quindi adesso possiamo installare felici e contenti il driver per la scheda video. Quindi andiamo nelle applicazioni e c'è additional driver e quindi lui cerca il driver e gli esce questa opzione. Ok, qua c'è attiva, chiede la vostra password perché è un'operazione privilegiata. E adesso fa tutto lui. Vi richiederà un riavvio perché è un sistema di base. I driver sono molto integrati con il sistema operativo, a differenza di Windows. Quindi quando si installa un nuovo driver è consigliato riavviare, ma non è sempre necessario. Alcune volte basta soltanto ricaricare il driver. Quindi se vi chiede di riavviare è soltanto probabile perché è una scheda grafica, il driver di una scheda grafica, oppure è stato aggiornato proprio il cuore del sistema operativo che è Linux. Ok, intanto possiamo vedere anche gli aggiornamenti. Quindi si va sempre nelle applicazioni. Posso questa interfaccia. Ci sono due Linux e c'è e riesce. Beh, ci metto un po' a scaricarlo. Ok, quindi qua vi escono. Ok. E sono io che ho fatto delle pasticciate ieri. Quindi appena finisce l'installazione potrò continuare. Intanto qualcuno ha delle domande? Quale scheda di wireless? Wireless. Che scheda wireless hai? Che domanda è? Potrebbe essere un abbrocco, quindi devi installare, avere un accesso via cavo a internet per poter scaricare i driver dell'abbrocco. E infatti c'è la nostra simpatica Balbetta. Ma ancora non si sa. Possiamo mettere il cornellino? Ok. Scusate. Dimmi. Di solito c'è un tasto laterale sui contatti che si utilizza la scheda wireless. Sì, funziona. Quando installi il driver per la scheda wireless funziona anche col tasto laterale? Funziona anche senza, spesso. Perché? Perché è a più basso livello, nel senso non lo fa il sistema operativo, lo fa il computer in sé.
toglie la limitazione completamente. Il tasto è più basso di certo. Sì, è impostato nel BIOS di solito. E se no lo fa comunque il sistema operativo. Ok, e questo vuol dire, notate che è rosso, che è richiesto un reattivo. Questo invece dice che anche questo che è richiesto un preavvio. Ok, quindi qua abbiamo finito. Avete visto? Ho fatto soltanto un'azione di attivare un driver, non c'è niente di difficile. Per il resto potete usare il sistema come vi pare. Per quanto riguarda lo sfondo, potete cambiarlo quello che volete, potete cambiare l'aspetto dell'intero sistema, ci mette un po' a caricare da scalarità. Ok, potete cambiare completamente lo stile del sistema in pochi clic. Ma avete notato? L'intero sistema è cambiato in pochi clic. Ok, visto questo, gli aggiornamenti riescono fuori. Di solito nell'area di stato, in alto a destra, riescono fuori degli aggiornamenti sono disponibili. In questo caso dovete solo dire la vostra password e fare applica, e si occupa tutto del resto lui. Detto ciò, la vostra installazione è finita, quindi potete riavviare il PC e basta. Ho finito. Grazie a tutti dell'attenzione. Adesso non so se abbiamo tempo. Domande qualcuno intanto? No. Ok, io ho finito, basta, lascio la